La regina della World Music apre il Teatro Festival a San Carlo con il suo omaggio alla canzone napoletana, contaminata da ispirazioni medio orientali che non riguardano solo la melodia, ma anche il comune sentire dei popoli, come nella sua interpretazione forse più riuscita, A Cartoline Napoli, quando si rivolge a chi è costretto a vivere lontano da Israele o dalla Palestina, esaltando il sogno della pace e della convivenza fra i popoli. Noapolis è fatta di echi di Oriente ed Occidente che si intrecciano sulle note di Fenesta Vascia, Era de Maggio, Villanella che all'acqua vai e molte altre, accompagnata dagli archi delicati del Solis String Quartet e dalla chitarra di Gilles Dor. Comincia stasera, giovedì 7 giugno, la quinta edizione del Napoli Teatro Festival Italia, con l'atteso lavoro The Macropoulos Case, tratto dall'omonima commedia di Karel Čapek e diretto da Bob Wilson, uno dei maggiori registi viventi di teatro contemporaneo. Lo spettacolo, che sarà replicato venerdì e sabato, andrà in scena al Teatro Mercadante. E dopo l'anteprima della cantante israeliana Noah ieri al San Carlo, un altro lavoro ha anticipato l'apertura ufficiale del festival, Welcome on Board, un'ironica coreografia di Francesco Nappa ispirato al lavoro di hostess e steward, è stato rappresentato stamane negli spazi dell'Hotel Mediterraneo, quasi in forma di flash mob, fra i clienti incuriositi e divertiti dall'inaspettata performance.